Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video approfondimento per quanto riguarda il fantastico mondo di One Piece. Come vedete, ho cambiato ambientazione. Già, come avete potuto notare nel video scorso, sto cercando di migliorare un po' per quanto riguarda la postazione, che in realtà non cambierà, è questa qui, però sto facendo delle prove tecniche anche con la luce, la lampada, insomma, fatemi sapere poi come sempre nei commenti. Cosa me ne pare di questa nuova location duratura, almeno temporaneamente? E ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che se volete potete iscrivervi al canale o condividere il canale, il video, insomma, con i vostri amici in modo tale da farli iscrivere. Ormai siamo sotto i 3000 iscritti, quindi mancano meno di 200 iscritti per quanto riguarda la scommessa fatta a giugno di quest'anno, dove eravamo ancora a 1900 iscritti, dove appunto speravo di arrivare a dicembre prima dei 3000 o comunque sui 3000 entro fine anno. Quindi grazie a voi, grazie al vostro supporto e grazie alla vostra iscrizione eventuale o condivisione possiamo arrivare a questo traguardo prima della fine dell'anno. Quindi forza tutta e grazie. Poi se volete potete anche lasciare un like ovviamente al video se quest'ultimo vi piacerà, farmi sapere la vostra nei commenti e poi seguirmi anche su Instagram dove faccio meme, sondaggi, potete scrivermi in privato e TikTok, vi lascio il link in descrizione. E quindi detto questo parliamo di un aspetto che vi dico la verità non pensavo di dover trattare, nel senso mi sono reso conto nell'ultimo video, sotto all'ultimo video per meglio dire, ma in realtà anche un po' in generale, andando a spulciare quelle che è la community di One Piece, che è un mondo anche questo fantastico, perché a volte vengono dette cose molto interessanti da persone che tra l'altro magari non hanno un grande seguito. Questo magari deve sempre farci un po' comprendere che i numeri non fanno la qualità, e questo lo ricorderei a tutti, anche perché bisognerebbe vedere come si arriva a determinati numeri, ma vabbè. Questo è un altro discorso, e però a volte la community se ne esce con delle cose veramente molto 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 adagio. E tra le tante, insomma, perché ce ne sono tante, qualcuno abbiamo già cercato un po' di sviscerarla, per esempio Aokiji e Brook che sono fratelli, Vista cattivo, Zoro vice capitano, insomma, tutte queste cose qui. Comunque, mi sono reso conto che effettivamente più di una persona, ma ripeto, non solo sotto al mio video, ma in generale, mette in dubbio quantomeno la mia affermazione, ma che poi non è solo mia, è l'affermazione di tanti, che Marco la Fenice sia il personaggio più forte dell'alleanza a Wano, affermando che invece questo ruolo è assunto da Monkey D. Luffy. Ora, piccola panoramica quindi sul personaggio di Marco La Fenice. Se avesse avuto internet, se avesse avuto il wifi, se avesse avuto tempo a disposizione, avrei fatto uno di quei video bellissimi che ogni tanto mi escono, non sempre, però ogni tanto mi escono con immagini, musiche, eccetera, eccetera. Video che ritorneranno assolutamente appena avrò il wifi. In questi giorni dovrebbe venire domani il tecnico con la fibra. Non lo so, speriamo. E appena quindi ho un po' di tempo con l'attrezzatura e con i turni al lavoro, ho in mente almeno tre video che vi piaceranno sicuro, ci vorrà solo il tempo di montarli, ma già ce li ho in mente. E comunque, fatto sta, quindi, non avendo questo tempo e questa attrezzatura, faremo quindi una piccola panoramica sui personaggi di Marco La Fenice e poi spiegheremo il perché è il personaggio più forte dell'alleanza e quindi perché Luffy non lo è. E poi diremo cosa significa questa frase, perché questa frase può significare tante cose. Allora, Marco La Fenice, voi sapete, se mi seguite già da un po', e se avete visto i video che vi invito a recuperare qualora non abbiate ancora visti, che vi lascio in descrizione per quanto riguarda i possibili 10 aiuti esterni a Wano e poi i possibili 21 scontri in base ai 10 aiuti esterni, come ben sapete io Marco La Fenice l'ho sempre collocato a Wano, anche quando in Lo Tempore c'era gente che mi screditava, no? Diceva Marco La Fenice non arriverà mai a Wano. Infatti è arrivata e questo fa capire tante cose. Comunque, fatto sta che l'avevo sempre collocato all'interno della narrazione per quanto riguarda Wano, la saga, insomma, la saga degli imperatori, in questo caso Onigashima, perché fondamentalmente aveva un ruolo e ha tuttora un ruolo. Marco La Fenice ha fondamentalmente molteplici compiti da svolgere e da assumere in questa saga. Prima di tutto, essendo un ex comandante della ciurma di Barba Bianca, nonché il primo
Questo è un dettaglio che adesso no, non dobbiamo dimenticarcelo perché è molto importante dopo. Comunque, essendo un ex comandante della Shuma di Barba Bianca, come tantissima altra gente, visto che Kozuki Oden aveva contatti con la Shuma di Roger, la Shuma di Barba Bianca, i Visoni, i Mink, che poi sarebbero i Visoni, i Samurai, eccetera, eccetera, ha, come tanti altri, un ruolo di vendetta o giustizia, chiamiamola un po' come volete, poi magari bisognerebbe fare un piccolo assunto dove nella differenza sottilissima tra le due cose, perché la vendetta e la giustizia hanno molte caratteristiche simili, poi è anche un po' il fine simile, forse il modus che poi differisce. Nella vendetta c'è il fine ultimo comunque in qualche modo di rendere una giustizia per un torto subito, come in questo caso può essere la morte di un personaggio a noi caro, per esempio Oden, però con un modus più aggressivo, più vendicativo, più cattivo. La giustizia invece dovrebbe avere lo stesso fine, appunto rendere giustizia, ma in un modus più etico, morale. Ora non siamo qui a fare questa differenza, comunque fatto sta che appunto tra i tanti Marco La Fenice ha questo ruolo. Non solo, è comunque un ex primo comandante e in una guerra che in qualche modo si sta predisponendo come adesso contro due imperatori, la presenza di un ex primo comandante di un imperatore è comunque un ruolo, qualcuno doveva farlo, considerando che i primi comandanti degli imperatori sono cinque, e considerando che almeno due di questi non potrebbero mai essere alleati di Luffy, perché sono i primi comandanti degli imperatori che Luffy sta andando ad affrontare, un altro comandante, Katakuri a parte, ma Katakuri non è in questa saga e non può essere in questa saga se non forse nella propria fase finale, per venire a recuperare magari la famiglia, i fratelli, la madre ferita, sconfitta, eccetera, eccetera. Un altro primo comandante di Teach, non credo che diventerebbe il best friend di Luffy. Un altro di Shanks non è ancora pervenuto, e quindi questo ruolo doveva in qualche modo essere ricoperto da un ex primo comandante che adesso è anche un po' in pensione, Marco La Fenice. Marco La Fenice, tra le tante cose, sappiamo essere stato un personaggio di rilievo, di spessore e dall'importanza strategico-militare di rilievo nella guerra di Marineford. E considerando il fatto che anche quella di Wano e di Onigashima sarà una guerra, e considerando il fatto che lo stesso Marco La Fenice dica a Big Mom: "Io non ho ancora ben compreso quale sia il mio ruolo in questa guerra", vuol dire che probabilmente il ruolo di Marco La Fenice sarà quello di ricopiare il ruolo che ha avuto a Marineford 2 anni fa. Prima di tutto perché comunque si parla di una guerra dove c'è un po', non dico tutti contro tutti, ma gli scenari sono molto aperti. Non solo i possibili aiuti esterni che io ho ipotizzato, ma che potrebbero benissimo non arrivare, ma potrebbero esserci altri aiuti esterni, benissimo. Ma anche perché all'interno stesso delle fazioni ci sono dei cambiamenti, si stanno ancora avendo dei cambiamenti. Ricordiamo il tradimento, per esempio, di Kanjuro, che dai buoni era passato dai cattivi. Ricordiamo il tradimento di Kaido con Orochi, quindi anche lì una fazione che si divide. Ricordiamo il tradimento dei samurai di Orochi con Kaido. Ricordiamo X-Drake scoperto da Queen, da Wuzhu e quindi alleato di Luffy. Ricordiamo un Apu costretto dalle vicissitudini, costretto da Queen, da un suo ex alleato, sicuramente ad allearsi in futuro con Luffy. Ricordiamo un Denjiro che in realtà Kyoshiro era un buono, anche se militava tra i cattivi. E non escludo altri cambiamenti. Lo stesso Perospero era quasi pronto ad allearsi con Marco La Fenice per andare a combattere contro Kaido, quando invece dovrebbe essere appunto un alleato di Kaido, o comunque della ciurma di Kaido, dato che la sua imperatrice, Big Mom, è alleata di Kaido. Quindi questo continuo cambiare fazioni, cambiare membri, cambiare fondamentalmente quelle che possono essere le battaglie intermedie, ma soprattutto poi finali, decisive, fa sì che il ruolo di Marco sia un ruolo centrale, perché Marco non ha un ruolo, Marco è un po' come il libero nella pallavolo, è colui che sa bene o male di non essere incastrato in un ruolo ben preciso, ma sa che deve fare un po' la tappabuchi, sa che il suo ruolo è quello più importante di tutti, perché lui può essere uno e trino, può essere l'attaccante, può essere il difensore, può essere lo stratega, può essere il medico, può essere l'esperto, può essere colui che permette un combattimento aereo, può essere invece colui
colui che può curare gli altri rigenerandoli. Quindi il ruolo di Marco in questa guerra è fondamentale. È solo un personaggio molto, ma molto forte, considerando la mole di avversari dal punto di vista quantitativi, ma anche qualitativi che stiamo andando ad affrontare. Sono un personaggio fortissimo come Marco, come un primo comandante di un imperatore, come un uomo esperto come lui può ricoprire. Perché Marco la finisce anche grazie al potere del frutto che ha sicuramente, quindi la possibilità di resistere ai colpi maggiormente, di rigenerarsi, l'abbiamo detto anche nel video commento, lo rende il candidato numero uno. E quindi lui in realtà, dicendo a Big Mom che non ha un ruolo, in realtà lo ha. E non solo, ma non è una novità di questa guerra, come abbiamo detto, perché anche a Marineford è accaduto. Marco la Fenice è colui che più di tutti è intervenuto contro gli ammiragli nel momento di bisogno, è colui che ha salvato Luffy più di una volta, è colui che è andato insieme a Vista a combattere a Kainu, permettendo quindi a Jinbei di scappare, è colui che ha impedito a Kizaru di colpire Barbabianca alla prima mossa. Ricorderete tutti la celebre frase: non puoi colpire il re alla prima mossa, non puoi prendere il re alla prima mossa. E questo, signori, non è semplicemente una cosa figa che Marco fece, è l'emblema. Marco fu colui che più di tutti diede fastidio agli avversari, diede strategica, questa è strategia, strategicamente militare. Lui diede fastidio agli avversari, lui impedì agli avversari di colpire il vero perno centrale, che a Marineford era Barbabianca, a Wano è sicuramente non solo, ma anche Luffy, perché anche Momonosuke, lo vediamo, lo stesso King comprende che attaccando, uccidendo Momonosuke, si andrebbe a debilitare lo spirito guerriero di rivalsa, di vendetta, di giustizia, chiamatela come volete, dei nostri. Quindi il ruolo di Marco è fondamentale, è un ruolo principale. Quindi, per voler in qualche modo iniziare a rispondere in una maniera, diciamo, preliminare al quesito del perché Marco dovrebbe essere più forte di Luffy, è sicuramente una motivazione. Ripeto, solo un personaggio molto fondamentale, molto forte, può ricoprire un ruolo del genere. Può impedire a un King, a un Katakuri, no, scusate, a un Queen, a un Kaido, a una Big Mom di attaccare Luffy, di attaccare Kid, di attaccare Law, di attaccare elementi di questa alleanza. Cosa che, per esempio, anche Jinbei e Sanji stanno provando a fare con Luffy, permettendogli appunto di raggiungere Kaido, eccetera, eccetera. Ora, quindi, Marco la Fenice, abbiamo detto, sappiamo quindi, abbiamo introdotto anche un po' il personaggio, è un ex primo comandante. Ora, Luffy, quindi, cercando di rispondere anche un po' al perché, diciamo, Marco sia più forte di Luffy, come prima motivazione che abbiamo già dato, c'è una seconda motivazione da aggiungere. Marco è un ex primo comandante e non è un'informazione da poco. Luffy nella saga scorsa si è affrontato, diciamo, si è in qualche modo confrontato per la prima volta contro un primo comandante di un imperatore. Allora, Luffy ha affrontato un primo comandante? Sì. Luffy ne è uscito vittorioso? Sì. Luffy ha necessitato di un'esigenza di trama anche abbastanza incidente? Sì. Luffy è stato aiutato dallo stesso Katakuri per i motivi che sappiamo. Katakuri ha ritrovato il Luffy un po' come Goku, diciamo, incarnando un po' lo spirito guerriero per eccellenza, un degno avversario che quindi poteva anche metterlo a tappeto, ritrovare Luffy la motivazione di combattere, probabilmente proprio perché fino a quel momento nessuno era degno di permettere a Katakuri di cadere a terra, di cadere a tappeto, di utilizzare la forza massima. Quindi, per tutte queste motivazioni, Katakuri permise a Luffy, debilitandosi e cadendo poi di spalle, eccetera, eccetera, di vincere. Questo significa che Luffy è più forte di un primo comandante? No. Significa che Luffy è nettamente più debole di un primo comandante? No. Significa che Luffy è come un primo comandante? No. Allora, volendo rispettare l'ordine, diciamo, di saga, Luffy sta entrando nella fase finale del manga, sta entrando nella fase finale della storia, nelle fasi finali delle guerre più importanti, quelle che valgono, andando a confrontarsi contro i top di gamma del mondo di One Piece. E questo non è un mistero. Ora, prima di tutto bisognerebbe capire Oda quante saghe ancora ha in mente, perché il numero di saghe è importante sia per capire eventuali poteri nuovi, Gear Fifth, Risveglio, eccetera. Perché è chiaro, se io ho 10 saghe avanti, so che tra 2 o 3 saghe ci sarà
un potere nuovo. Se io ho due saghe prima della fine, so che i poteri sono tutti e ora, è chiaro. Quindi, cercando di capire questo, cerchiamo di capire la logica. Ruffy è andato a Whole Cake, non è riuscito minimamente a colpire un imperatore, perché non era ai livelli di un imperatore e non era neanche ai livelli di un primo comandante. Adesso è cambiata la storia, perché è cambiata la saga, la trama è andata avanti. Ruffy al momento non è come un primo comandante, ma non perderebbe così come avrebbe dovuto perdere contro Katakuri. Quindi, Ruffy al momento è più forte di un primo comandante? No. Ruffy a fine saga sarà forte come un imperatore? No. Sarà forte come un primo comandante? Sì. O comunque ci arriverà molto 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 vicino, quindi non avrà più la sonora sconfitta che avrebbe potuto avere a inizio saga di Wano, a inizio Whole Cake o ancora prima Dressrosa, eccetera eccetera. Permettendo quindi di fatto a Ruffy di essere ancora debole rispetto a un imperatore, ma avvicinandosi pian piano alla saga finale dovrà affrontare minimo un imperatore, uno contro uno, non 10.000 contro uno, uno contro uno, Teach, Im, Akainu, non sappiamo se li affronterà, ma comunque sono degni avversari, forti quasi quanto l'imperatore o anche di più, poi lo scopriremo soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Im. Ma Luffy, che al momento non sarà ancora a livello dell'imperatore e in questa fine saga forse si avvicinerà o sarà uguale ma non più forte del primo comandante, proprio per un concetto di progressione lineare di trama e di livelli di forza per arrivare poi a scaletta all'avversario finale, avrà poi però la motivazione per arrivare alla saga finale più debole di Teach e poi con il potere finale massimo eguagliarlo e superarlo. E poi eventualmente Im, eccetera, eccetera. Ma al momento non è forte quanto un primo comandante, il che non significa che perderebbe sonoramente, significa che è più forte di Ruffy di Whole Cake, anche per l'allenamento avuto sicuramente nella prigione di Udon, eccetera, eccetera. Non, se dovesse affrontare Katakuri, per esempio, adesso, ma anche Marco, King, eccetera, eccetera, non perderebbe in maniera eclatante, ma con grande difficoltà, con l'attacco finale a sorpresa, vincerebbe eguagliando un primo comandante. Nella saga successiva, Luffy sarà come un primo comandante, non ancora come un imperatore, perché poi tra due, massimo tre saghe ci arriverà. Perfetto. Luffy è debole? No. Luffy però non è ancora a livello proprio, non solo di forza, ma proprio di trama, di scaletta di trama, perché la trama è una scaletta, come si fa la scaletta dei film, degli show, c'è una scaletta per arrivare alla fine. Ruffy non ha ancora raggiunto quel gradino, anche perché se l'avesse raggiunto saremmo già alla fine. Perfetto, quindi non significa odiare Ruffy, significa semplicemente capire che a livello di trama ci stiamo avvicinando, assolutamente sì, manca poco, ma non ci siamo ancora. Quindi questo è un dettaglio non da poco, perché significa che Marco, per i motivi già detti, è più forte. Poi, Ruffy ha fatto tante cose. Tra l'altro, ricordiamo una cosa, lo vediamo anche in questo capitolo. Ruffy, ancora adesso, in questa saga e anche a Whole Cake, non è che ha fatto un combattimento più o meno equilibrato contro gli imperatori per poi perdere perché questi ultimi si sono impegnati al massimo. Ruffy a Whole Cake contro Big Mom non è riuscito neanche a impensierirla. E Big Mom non è che era al 100% della propria forza, anzi, era addirittura un qualcosa di inaspettato. Big Mom non si immaginava un attacco. Quindi potremmo immaginare un potere di Big Mom al 20%, 30%, e Luffy non l'ha impensierita. A inizio Wano, Luffy ha combattuto più o meno contro Kaido, un Kaido che avrà utilizzato forse il 30% della propria forza. Ha massacrato Ruffy. Ora Ruffy è migliorato, Ruffy si è allenato, Ruffy tutto quello che volete, non è ancora a livello di un imperatore e lo si vede. Marco, in questo capitolo abbiamo visto che non è a livello di un imperatore, è chiaro, non sto dicendo che Marco è come Big Mom, ma quantomeno ha costretto Big Mom a utilizzare Prometheus, Zeus e in qualche modo Big Mom ha riconosciuto la pericolosità delle fiamme di Marco, la Fenice. Quindi, insomma, questo ci fa capire ancora adesso la differenza che c'è tra un primo comandante, Ruffy, e un imperatore. Ora, premesso che poi farò dei video anche sulla top power leader dei primi comandanti, della Marina, anche per capire il livello degli ammiragli, comunque potete recuperarvi nel frattempo quello sugli imperatori e sulla flotta dei sette, se non l'avete visto vi lascio il link in descrizione. Fatto sta quindi che Marco
è più forte di Rufy per il ruolo che assumerà. Marco è più forte di Rufy perché è comunque un ex primo comandante. Marco è più forte di Rufy perché non solo ha la resistenza, non solo ha la resilienza, non solo ha la capacità di rigenerarsi, non solo ha il ruolo che assume, non solo per la potenza di confronto che ha con gli imperatori, è anche molto più esperto. L'esperienza, soprattutto dal punto di vista strategico-militare sul campo di battaglia, fa la differenza. Marco ha già affrontato una guerra, ma non trovandosi lì per caso volato da una nave dal cielo. Marco aveva una strategia bene in mente insieme a Whitebeard, Barba Bianca. Loro hanno attuato una strategia militare, così come Sakazuki ne ha attuata un'altra. Marco ha già fronteggiato quindi una guerra con un ruolo molto più importante di quello di Rufy, il quale all'epoca, ricorderete, fu in qualche modo aiutato. Tutti quanti dovevano aiutare Rufy per arrivare da Ace, tutti quanti dovevano proteggere Rufy. Marco, nessuno doveva aiutarlo, e questo è un ruolo, ovviamente è una cosa fondamentale, ma poi ha un'esperienza pluridecennale. Rufy ha fatto tante cose in questi pochi anni: ha attaccato la base della giustizia del tribunale della marina, Enies Lobby, ha attaccato la prigione di massima sicurezza, la nostra Alcatraz, per esempio, Impel Down, ha attaccato il quartier generale della marina, non da solo, ovviamente. Ha fatto tante cose, è andato nel territorio di un imperatore, eccetera, eccetera. Tutto encomiabile. Ma è tutta roba che Marco ha fatto 10.000 volte meglio, proprio perché ha più esperienza, più anni. Marco ha fronteggiato battaglie leggendarie contro la ciurma di Gold Roger, di Scicchiglione Dorato. Marco è andato a Marineford, ma con un ruolo proprio di prepotenza. Marco è andato ed è uscito tante volte dai territori degli imperatori, anche quando ha dovuto fronteggiarli nelle epoche passate, i Rocks. Quindi, voglio dire, Marco la Fenice ha un'esperienza che Rufy non ha ancora, come è giusto che sia, l'età insegna che comunque c'è un abisso. Lo stesso Marco si definisce un non giovane, la stessa Big Mom dice uno della tua età. Quindi Marco, insomma, poveretto, tutti quanti lo vogliono far diventare più vecchio di quel che è, probabilmente, ma comunque è un elemento fondamentale. Quindi, per almeno queste tre motivazioni, ma potremmo dirne anche altre, ha delle capacità combattive in volo che Rufy potrebbe avere utilizzando il Gear 4, ma Marco lo fa con uno spreco di energie molto più irrisorio. Rufy deve utilizzare il Gear 4, che al momento attuale è la tecnica massima, è la potenza massima che Rufy può utilizzare per stare in volo. Marco vola senza neanche ricordarsi che sta sprecando delle energie. Marco ha delle capacità rigenerative che Rufy non ha. Ha comunque l'Haki, ha resistito all'Haki di Shanks in maniera senza neanche accorgersene. Quindi voglio dire, ripeto, io non pensavo di dover fare un video del genere, perché veramente pensavo che i motivi fossero abbastanza chiari. Ovviamente Rufy a fine manga sarà più forte di Marco, è chiaro. È chiaro, non siamo a fine manga, non ancora, non ci siamo ancora arrivati, e quindi di conseguenza è chiaro che Marco sia più forte di Rufy. A fine saga, penso che Rufy arriverà a un 97%, mentre i primi comandanti sono al 100%, per esempio. E quindi in quel momento si potrà considerare ormai al pari di un primo comandante tranquillamente, in uno contro uno, contro gli imperatori, poi si vedrà. Poi, dovendo fare un pronostico finale e chiudiamo il video, credo che la questione delle saghe sia fondamentale per capire anche quale sarà il potere che Rufy sbloccherà in questa saga, per poi arrivare a potersi confrontare in uno contro uno tranquillamente, senza forzature, senza aiuti, senza niente, contro un primo comandante. Se le saghe sono ancora tante, possiamo immaginare almeno altri tre poteri, altre tre tecniche che Rufy da mo' a fine manga utilizzerà: il risveglio, il Gear 5 e alcune forme delle varianti del Gear 4. Se dovessi andare a scommettere sul numero di saghe, io direi altre 4-5. Se dovessi andare a scommettere al momento quale di questi tre poteri sbloccherà, io credo il risveglio, perché permettere a Rufy di utilizzare il risveglio in questa saga in maniera parziale, limitata, inesperta, farà sì che Rufy nelle prossime saghe potrà utilizzarlo più e più volte, in modo tale da arrivare alla saga finale utilizzandolo al meglio, essendosi allenato precedentemente, e quindi potrebbe essere la tecnica finale da utilizzare contro i poteri neutralizzanti di Barba Nera. Se dovessi fare una scommessa, ovviamente le tecniche possono essere tante, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. E noi quindi ci vediamo venerdì col video commento del 996 di One Piece. Se riesco, appena vuoi fare, vi faccio quei due o tre video che ho in mente. Spero che usciranno davvero molto bene. Spero che questo video vi sarà piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like. Spero che le motivazioni siano abbastanza chiare sul perché Marco la Fenice al momento è ancora più forte di Monk e di Rufy. E quindi, di fatto,
è il personaggio più forte dell'alleanza e il suo ruolo, pur se lui dice di non averlo, invece è fondamentale perché lui può andare ovunque, può fare quel che vuole, può salvare la vita, può subire i colpi più forti degli imperatori perché non solo ha un potere che glielo permette, ma perché è più forte e quindi può farlo. Quindi, detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Studiate, fate brave se domani e fatemi sapere ovviamente che ne pensate. Seguitemi su Instagram e su TikTok se volete e recuperatevi tutti gli altri video in modo tale da arrivare poi a più visualizzazioni, più iscritti e arrivare ai 3.000 passi iscritti prima del 2021. Ci vediamo venerdì, sabato, perché il video commento esce sabato. Ciao ciao!